Buonasera, bentornati al nostro spazio per le letture. E visto che agosto ormai incombe, allora vogliamo consigliarvi oggi un libro da mare e un libro da montagna. Per quanto riguarda il mare, avevate pensato che il pirata coprotagonista dell'Isola del Tesoro di Stevenson fosse sparito nel nulla? Ebbene, uno scrittore svedese, Björn Larsson, invece ha immaginato che cosa sia successo appunto dopo questa misteriosa sparizione. E l'ha scritto in un bellissimo, godibilissimo libro che si intitola appunto La vera storia del pirata Long John Silver. E per chi invece preferisce i silenzi e gli spazi della montagna, e allora non c'è nulla di meglio di Mauro Corona che ce ne spiega i segreti e vediamo con quali parole. Credo di aver toccato 2000 vette, ma perché non mi sono fermato un 3-4 metri prima? Cioè, c'è questa idea di essere assoluti, di mettere i piedi sulla testa degli altri. Di questo mi sono pentito, ma questo libro è un percorso a ritroso. Io sono sceso dalla cima della mia vita di 65 anni, sono tornato alla base e ho ripercorso la memoria dell'infanzia, quella che mi ha creato, e ricordo molte cose di questi misteri della montagna, che la montagna vede, sente e parla. Noi camminiamo disinvolti, andiamo a un rifugio, andiamo a una vetta. Ma cosa ci passa sotto i piedi? La vita minima del sentiero. Insetti, formiche, bruchi, farfalle, alcune morte. Lì c'è una vita immensa che noi non vediamo. E poi una lettura brillante, scritta con grande gusto, bonomia. Immaginate qualcosa di molto simile al film con Hugh Grant, Notting Hill, perché questo romanzo di Luca Bianchini, Tu che credi al destino, è ambientato proprio a Londra e c'è anche qui una libreria di mezzo. Ma come al solito Bianchini ci porta nel suo mondo con estremo gusto, discrezione e grande sensibilità ai sentimenti umani. E vediamo come si è raccontato al microfono di Pierluigi Vito. Luca Bianchini, se fosse un film ci sarebbe scritto tratto da una storia vera. Allora, com'è nato questo romanzo? Com'è nato Dimmi che credi al destino? È nato da una telefonata che mi ha fatto la vera protagonista, che si chiama Ornella Tarantola, che ha 55 anni e vive a Londra e gestisce da 20 anni una piccola libreria italiana che si chiama The Italian Bookshop. E un giorno mi ha chiamato e mi ha detto: butteranno giù il palazzo della libreria, la libreria mi ha salvato, io devo salvarla. E in quel momento io ho deciso di mollare tutto ciò che stavo facendo, stavo scrivendo un'altra storia, ho preso coraggio e ho detto: racconto la vera vita di Ornella, perché non avrei mai avuto il coraggio di raccontarla se non ci fosse stata questa urgenza. Io ho aggiunto la mia ironia e la mia malinconia, che sono gli occhi con cui io guardo un po' il mondo, che mi piacciono, e quindi anche se Ornella è una donna così ironica e ti emoziona così tanto, che non è stato difficile, siamo molto simili. Scrivere di una storia vera è anche un po' una lotta di libertà per lo scrittore. E beh, è un bell'impegno, però è anche divertente, perché tu hai la vera protagonista, se hai un dubbio, se farle dire o fare una cosa, la chiami, le chiedi cosa ne pensi. Quindi, e parallelamente hai la responsabilità quando fa cose magari sconvenienti oppure delle cose molto personali, devi avere la delicatezza, una delicatezza in più, perché sai che quella persona è vera e può restarne ferita. Era materiale delicato, perché Ornella è una donna che è caduta, ma si è sempre rialzata. Raccontare le cadute poteva essere un motivo anche, no, di vergogna pubblica, perché comunque sono delle cose che non tutti vorrebbero dire a tutti, però era necessario raccontarlo perché è una storia che dà speranza a tutti. Cosa vuol dire scrivere di una città come Londra? Londra è una città dove tutti si sentono a proprio agio. Io ho portato i miei genitori per i 50 anni di matrimonio, mi hanno chiesto come regalo e avevo qualche dubbio. Invece, come sono arrivati a Londra, sono, non dico rinati, perché comunque scatena un'adrenalina nelle persone su un tratto breve, perché poi vivere a Londra è difficile, però che ti emoziona, no? Vedi persone molto diverse da te, tutte insieme, tutte che ti sembrano un po' felici, tutte che vanno incontro a non sai cosa. E questo è bello, fai parte di un, entri in un gioco, in un piccolo gioco. Non sveliamo come va a finire la storia, però cosa vorresti che restasse al lettore una volta girata l'ultima pagina? La voglia di consigliarla a qualcun altro, dicendogli che quella storia l'ha fatto stare bene in un momento difficile.
E concludiamo con uno spazio dedicato a un grande santo, per chi vuole più approfondire un tema spirituale. Parliamo di Don Bosco, di questo libro di Bruno Cariello, che è immaginato, pensato proprio come una pièce teatrale, proprio per portarci dentro anche la personalità di questo santo, di cui appunto ricorre una ricorrenza molto importante nel 2015. E poi, nella parte finale di questo libro, anche un vademecum per familiarizzarsi meglio con le sue idee. E allora questo era tutto per oggi e per questo mese, e per chi va appunto al mare o in montagna, buone vacanze.